Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Flinky108, oggi ragazzi siamo qui su Clash Royale. Siamo ragazzi, perché vi dovrò vedere un replay di un membro del mio clan che ha vinto con la torre A1 di HP ragazzi. Ovviamente non il mio clan, ma l'Ensta Crew. Cioè, è il clan dove sto io, per non dire mio, perché il capo è lui, che è pure lo youtuber. Sempre se la connessione ce lo permette, Ensta. Ragazzi, oggi andiamo a vedere questo replay e poi forse ci facciamo una partita. Anzi, no, la partita non ce la facciamo ragazzi. Intanto 40.000 di oro, no gemming. Mamma, no, ho gemmato. Cioè, l'oro non l'ho gemmato. L'ho fatto tutto con le ground chest. Tutti, ci ho messo meno di un mese. Bravo. Andiamo a vedere il replay. Crew ovviamente è un livello 11. Questo qua però è un livello 10. Quello che ha contro molto scioppone, con le carte altissime. Vedrete subito. Tanto lui piazza la Wizard, mo credo. Lui piazza la capanna barbare di livello 8. Lui la Wizard a livello 2. E la Fireball mi sa che gli butta la di livello 8, forse. No, non procede. È così, invece procede così. Avrei fatto anch'io questa giocata. Allora, se la buttava un pochino dopo perché venivano i barbari. Inferno. Forse se avessi piazzato un po' più in là avrebbe evitato l'hit. Tanto mi dovrebbe schiaffare Gigante Royale di livello 13. Sapete che vuol dire Gigante Royale di livello 13? Che devi scioppa fortissimo. Vai. Barbari scelti di livello 12 che dovrebbe fermare Gigante Royale di livello 13 con solo 2 hit. Ok. Lui dovrebbe buttare il minatore e lui butta il maghetto. Guarda, se avesse buttato il minatore un pochetto prima, il maghetto avrebbe focussato il minatore e il mega sgherro sarebbe andato in hit. Ah, un hit il mega sgherro l'ha data, però ne poteva dare molte di più. Lui qua mi sa che ma io il mago l'ho buttato un po' più verso il centro, perché il mago là ti colpisce anche la torre e fa un male boia qualcosa. Ok, lui qua dovrebbe piazzare la torre infernale, dovrebbe piazzare. Sì, la piazza infatti. Non dovrebbe buttare la palla di fuoco. Lui fa la stessa giocata di prima, ma non credo. Lui qua dovrebbe buttare una bella fulmine. Ecco. Qua butta il mega sgherro a livello 9, porca zozza. Se la strega avesse focussato il minatore, mamma mia. Butta la palla di fuoco lì, bravo. Il mega sgherro rimane vivo e uccide Barbarozzi. Se tu, caro mio, però butti la capanna là, poi ti vai in hit con la palla di fuoco. Tanto quel minatore che non viene focussato, no, ok, ha messo i barbari. Fa un male, ragazzi, fa uno di quei mali. Ok, lui qua è andato un po', il deck un pochetto girato male. Qua la palla di fuoco dovresti buttare. Il minatore là, giustamente, perché... Ferma. La torre A1 di HP. Mamma mia, signori, che partita. Tanto qua Cri ride e l'avversario si arrabbia e io anche mi sarei molto arrabbiato. Ragazzi, forse direi di concludere con un amichevole nel clan. Vedremo come accettano. O invece non accetterà mai nessuno, guardate. Siamo solo 4 online a quest'ora. Allora, era uno scioppone questo qua, eh. Madonna. Fulmine a livello 5. Capanna barbara a livello 8. Sapete che vuol dire? Tante volte qualcuno ci accetta? No, no. Accettate.
Vabbè ragazzi, non fa niente. E così, questo è tutto. Mi lascio un bel pollice in tutti i video su Instagram, in descrizione. Fino alla prossima, bella ragazza.